La Chiesa è la prima ad abbattere i campanili e lo ha fatto unendo sotto un'unica guida le diocesi di Ascoli Piceno e San Benedetto. Dopo il saluto del vescovo Carlo Bresciani, che raggiunta l'età della pensione continuerà a guidare la diocesi di San Benedetto, Ripatranzone e Montalto solo per i prossimi 2 mesi, Papa Francesco ha infatti nominato nuovo vescovo Monsignor Giampiero Palmieri, già arcivescovo della diocesi del capoluogo Piceno, unendo così sotto un'unica guida spirituale i due episcopi. Una decisione che era già nell'aria e che è stata ufficializzata nella tarda mattinata nella Cattedrale Madonna della Marina con l'annuncio del vicario generale della diocesi, Don Patrizio Spina. Esattamente, due diocesi che si uniscono, come ci ha detto il nuovo vescovo, una sfida e una proposta. La sfida per andare oltre i nostri limiti, le nostre barriere, i nostri confini, la proposta di rendere veramente una bella testimonianza di comunione, che in questo tempo particolare credo che sia la cosa più importante. Poi il saluto commosso del vescovo uscente Carlo Bresciani, da oltre 10 anni legato a San Benedetto. Ma io credo che sia un bel momento di vita ecclesiale, dove anche il passaggio delle persone dice una cosa fondamentale, che la Chiesa resta e Nostro Signore resta. La Chiesa si fonda sulla collaborazione nostra, ma sulla presenza di Cristo, e questa è la nostra forza. A livello personale, cosa le lascia questi 10 anni a San Benedetto sul territorio? Tantissimi e bellissimi ricordi di una vita molto ricca, di una diocesi molto ricca di vita di fede, di una diocesi che attraversa i tempi che sono quelli di oggi, ma che comunque sta inserendosi bene nel territorio, sta continuando ad annunciare la parola di Dio e a distribuire la sua presenza. Una forte emozione questa. Beh sì, fa parte del cammino della Chiesa e il Signore ci salva sempre qualche sorpresa, ma le sorprese del Signore poi finiscono sempre bene, speriamo. Questo me lo auguro e lo auguro a tutti voi. Per quanto riguarda il suo successore, Monsignor Giampiero Palmieri è nato nel 1966 a Taranto. Papa Francesco lo ha promosso arcivescovo e lo ha nominato prima viceregente della diocesi di Roma nel 2020 e poi vescovo di Ascoli Piceno nell'ottobre 2021, infine vicepresidente della Conferenza Episcopale Italiana a maggio del 2023. Una figura molto stimata, che anche i fedeli sanbenedettesi impareranno a conoscere, dice Don Patrizio Spina, in questa grande prova di comunione. Siamo capaci di essere in comunione, di vivere gli uni accanto agli altri, gli uni per gli altri. Una bella occasione, certo, è un cammino lento, un cammino vero, concreto, che chiede la pazienza, ci chiede pazienza, come l'affetto vero chiede pazienza. Ci conosceremo, ci apprezzeremo, ci stimeremo, ci perdoneremo e ci aiuteremo.